Bentornati, bentornati a tutti. Eccoci di nuovo qui per fare insieme l'ultimo pezzettino di strada. Ma non siate tristi, questo è solo l'inizio della meravigliosa avventura che vi attende dopo aver incontrato Gesù. Quando si è vicini al traguardo, può capitare di cominciare a sentire la stanchezza, oppure di cominciare ad aver paura di non riuscire a farcela. Ebbene, la bella notizia è che c'è qualcuno che può aiutarci a superare qualunque ostacolo. C'è qualcuno che può donarci tutto ciò di cui abbiamo bisogno per compiere qualsiasi impresa. C'è qualcuno che può mettere le ali ai nostri piedi ed aiutarci a fare lo sprint finale per correre dritti dritti al nostro incontro con Gesù. Sto parlando del dono dei doni, colui che Gesù ci ha donato perché non ci sentissimo mai soli. Lo sentite? Eccolo qui, sta arrivando. È lo Spirito Santo, pronto a correre da noi ogni volta che lo desideriamo, pronto a correre ogni volta che lo chiamiamo con tutto il cuore. Lui arriva, ma non arriva da solo. Porta con sé fantastici doni, tra questi le tre virtù di cui abbiamo parlato. Ci porta la fede, ci porta la carità e ci porta la speranza. Lo Spirito Santo è un regalo meraviglioso, ricco di sorprese, tutte da scoprire. E per scoprirle insieme ho invitato un nuovo ospite, un altro bambino di Gesù, che crescendo è diventato un suo grandissimo amico. È padre Matteo e lui ci aiuterà a capire chi è lo Spirito Santo, ma soprattutto cosa può fare per noi. Siete pronti? Mettiamoci comodi e ascoltiamolo insieme! Ciao bambini, io sono un bimbo di Gesù perché qualcuno un giorno me l'ha fatto incontrare, me l'ha fatto conoscere. E conoscendolo mi sono innamorato di Gesù. Ora sono cresciuto fisicamente, ma sotto questi capelli bianchi che vedete è rimasto quel bambino innamorato di Gesù e sono diventato sacerdote. Oggi vorrei parlarvi del dono più importante che Gesù mi ha regalato e che vuole regalare anche a voi. È il dono dello Spirito Santo. E sì, pensa che questo dono è il primo dono che Gesù stesso, dopo essere risorto, ha voluto dare ai suoi discepoli. Proprio mentre li incontra nel cenacolo e dopo averli salutati dicendo loro pace a voi, manda su di loro lo Spirito Santo. E sai perché è stato il primo regalo che Gesù ha fatto ai suoi discepoli? Perché è grazie allo Spirito Santo che i discepoli hanno imparato a conoscere chi è veramente Gesù e a parlare di lui a tutti. Lo Spirito Santo. Ma chi è lo Spirito Santo? Non che cosa è lo Spirito Santo. Eh sì, perché lo Spirito Santo non è una cosa, non è un oggetto che si riceve. No, no, lo Spirito Santo è una persona viva, viva come vivo Gesù. Ed è proprio Gesù che ci fa dono dello Spirito Santo, perché Gesù desidera che io, tu, noi tutti diventiamo amici dello Spirito Santo. Diventiamo amici perché è proprio Lui che ci parla di Gesù. È davvero meraviglioso e grande lo Spirito Santo, perché se lo accogliamo nella nostra vita e lo lasciamo agire in noi giorno dopo giorno, lo Spirito Santo ci porterà a diventare sempre più amici di Gesù. E sai perché è meraviglioso? È meraviglioso perché Lui rimane con noi per sempre ed agisce in noi sempre. E ci sono due segreti perché tu possa ricevere lo Spirito Santo ed averlo in te. Il primo è questo: devi desiderare lo Spirito Santo, desiderare che venga in te a stare nel tuo cuore. Il secondo segreto è questo: ogni giorno devi dire allo Spirito Santo di agire in te e che ti faccia innamorare sempre più di Gesù. Sentito cosa ci ha detto? Che meraviglia!
Tra pochi giorni ci sarà una grande festa, la festa della Pentecoste. Quel giorno lo Spirito Santo scenderà su di noi e sulle nostre famiglie e ci trasformerà, riempirà le nostre vite, ci farà conoscere Gesù in profondità. Poi ci manderà ovunque vuole per raccontare a tutti che davvero Gesù è un amico speciale. Oggi ho una nuova proposta. Invece di giocare, lasciamo spazio alla creatività, trasformiamoci in artisti e costruiamo insieme la colomba dello Spirito Santo. Come si fa? Passo la parola alla mia amica Babe che ci spiegherà ogni cosa. Ciao ciao bambini! Ciao bambini! Ciao ragazzi, bentrovati! Che gioia poter preparare insieme a voi e alle vostre famiglie un segno per la festa di Pentecoste, quando lo Spirito Santo è sceso su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Insieme costruiremo una colombina che potrete appendere in casa vostra. Cosa serve? Ve lo dico subito. Dovete procurarvi un foglio bianco, un pennarello nero o anche azzurro, un pennarello arancione, una forbice, una pinzatrice e un cordino. Bene, procuratevi tutti che iniziamo. Sul vostro foglio bianco dovete disegnare, come ho fatto io, un rettangolo lungo con alla fine una coda. Una mezzaluna con la sagoma delle ali. Infine un becco da colorare in arancione sia davanti che dietro. Ripetiamo: un rettangolo lungo con alla fine la coda. La mezzaluna con la sagoma delle ali. E il becco da colorare davanti e dietro di arancione. Sempre con l'aiuto di un adulto usate le forbici. E ritagliate i vostri pezzi come ho fatto io. Eccoli qua. Poi prendete il pezzo più lungo e dobbiamo creare una pancia facendo così. Ecco fatto. Una volta creata questa pancina, con la pinzatrice, ecco, gli diamo un bel punto. Poi attacchiamo le nostre alucce. Posizioniamo bene e ecco un altro punto con la nostra pinzatrice. Benissimo, siamo già a metà del lavoro. Prendiamo il nostro becco e lo mettiamo qua davanti dopo averlo un po' piegato. Ecco, e sempre diamo un'altra pinzata. Perfetto. Infine attacchiamo il nostro cordino qua sopra, così. Ecco fatto anche il cordino. E la vostra colombina è pronta. Manca qualcosa? Avete ragione, perfettamente ragione. Mancano gli occhietti. E allora col pennarello nero disegniamo qua due degli occhietti alla nostra colombina. Uno e due. Ecco fatto, adesso sì che è pronta la nostra colombina. Eccola. Benissimo bambini, io vi saluto e vi mando un grande abbraccio e buona festa di Pentecoste. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. La colombina che avete realizzato è il simbolo dello Spirito Santo. Non è una colomba lo Spirito Santo, eh? Lo Spirito Santo è vivo, è una persona. E allora adesso, se mi permetti, voglio pregare per te, perché questa colombina che hai appena realizzato entri nella tua vita, che lo Spirito Santo entri in te. E prego per te. Gesù, ti chiedo il dono dello Spirito Santo per tutti coloro che ci stanno ascoltando. Grazie Gesù, perché so che lo stai mettendo nei loro cuori lo Spirito Santo. E ti chiedo adesso, ripeti dopo di me, Spirito Santo, ho capito che tu sai tutto di Gesù.
Ti chiedo di venire in me perché io voglio conoscere sempre di più Gesù e amarlo con tutto il mio cuore. Ti desidero, Spirito Santo. Vieni in me, ti apro il mio cuore e ti invito ad entrare nella mia vita. Entra, Spirito Santo, e rimani per sempre in me. Ti do piena libertà di azione, Spirito Santo. Guidami a conoscere e ad amare Gesù sempre di più. Vieni, Spirito Santo, vieni in me. E ti voglio anche insegnare un piccolo ritornello che tu potrai cantare quando vorrai. E vorrei dire allo Spirito Santo, vieni, vieni in me. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Grazie Padre Matteo per la bellissima preghiera che hai fatto per noi e grazie anche a Elisabetta che ci ha spiegato un modo originale per fare una colomba dello Spirito Santo, un segno, un simbolo, come il cuore lo è per la carità, la candela per la speranza e lo scudo per la fede. Anch'io mi sono divertita a fare le colombine, volete vedere le mie? Eccole qua! Guardate che belle! Ma io ho fatto anche gli altri simboli dello Spirito Santo, come il vento e l'olio e il fuoco, ma quello nostro preferito, la goccia d'acqua, perché ci ricorda il nostro amico Carismino, ve lo ricordate? Ecco bambini, fra poco festeggeremo la Pentecoste, il giorno in cui ricordiamo il dono dello Spirito Santo che scende sugli Apostoli. E allora che bello che sarebbe se ogni giorno voi poteste fare un simbolo dello Spirito Santo e attaccarlo per casa. Una colombina, o il vento, o il fuoco, quello che preferite. È un segno, una nostra preghiera per dire «Vieni Spirito Santo, ti stiamo aspettando nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, nella nostra vita». Vieni in mezzo a noi. Fatelo bambini e noi lo faremo insieme a voi. Buona Pentecoste, ciao! Alla prossima avventura!